Salve gente, sono Mandelcube e benvenuti all'ultimo episodio di The Code. Dico l'ultimo perché spero che queste ultime tre stanze di riuscire a farle. Non so neanche se questa è effettivamente una stanza o no. Direi quindi di cominciare con Retrospect. Sapevo già che sarebbe stato così perché Retrospect significa guardare indietro. Io come dovrei fare? Cosa ha fatto e cosa do... lì c'è la rotaia. Ok. Quindi dovrò andare a vedere dalla rotaia. Cosa cavolo è sto numero? Poi... C'è questo. Ce la posso fare? No, quanto pare non ce la posso. Qui. Oh, credo che sto saltino sia semplicemente idiota. No, nel senso che chiunque lo potrebbe fare, chiunque tranne me. Oh, perfetto. Qui non ho idea di dove cavolo sia. Cioè, se qualcuno di voi riesce a riconoscerlo. Ok, qui siamo dalle leve. Allora. Minecart. Boh. Leve. Spero che ci sia un qualche modo di capire che è quello. Oh, qui siamo dalle zucche. Lampade. Sì, posso spostare. Ok. Teletrasporto. Ah, e questo è proprio l'inizio. Oh, suicidio. E diamo un'occhiata indietro. Allora, l'inizio è un 4. Allora, poi ci sono le lampade. Do un'occhiata un po' a tutto per riuscire a trovare quello che non ho capito che cavolo è. Poi qui. Continuo a prendere tinture che non mi servono e non mi serviranno mai. Ho capito dov'è l'ultimo. Time. Qui tu. Ok, non è qui. Qui si muore. Perfetto. 4. Poi 5. Questo è time che ho appena fatto. Jump. Mi sono incastrato in quel blocco, perfetto. Che dovessi dire è qua, io uno l'avrei messo qua. Ma io non sono Jasper Dand, quindi non l'ho messo qua. Teletrasporto. Posso arrivare in fondo senza morire? Credo di sì. Oh, minecart. Vai. Ok, minecart, disappear, l'ho appena fatto, jump pure, in sound ci sarà qualcosa? Nulla. Infinite. Oh, spero che non sia qua dentro, sarebbe un casino assurdo. Code merger, ciao. Experience, no? Qua ce ne sono due.
Quello dalle leve 2 e dalle lampade è 5. Mi manca solo quello che non ho idea di quale sia. Potrei tecnicamente provare qualunque combinazione di numeri mi venga in mente. In fondo me ne manca solo uno, sarebbero 10. Ma direi che non è il caso. Ok, qui magari era qua sotto. Velocity. No. Dimmi che non era lì, ti prego, no. Però effettivamente avrebbe senso, così ti costringe a fare tutto. No, ti prego, no. QR, questo era chiuso. Oh, glitch si è spento. Deo gracias. Gem puzzle. No, nulla, speravo magari fosse qui. Nei biomi non c'è un cavolo. Disegna neanche. Un fico secco. Uno deve sperare. Déjà vu. Andiamo a vedere in déjà vu. Morte. L'unico che mi sono rifiutato di guardare è effettivamente il labirinto. Cioè quello infinito. È il secondo che mi sa. Fatemi un attimo controllare, non può essere così. Oh, di nuovo sto saltino. È il saltino più facile del mondo, perché non riesco a farlo? Oh, perfetto. Sì, era semplicemente questo. Boh, a posto. Se l'ordine è corretto, 4, 2, 2, 5, 4. Dai, che ce la posso anche aver fatta. 4-2, carta ne ho in abbondanza. Si sta pian piano smontando tutto. 4, 2, 2, 5, 4. Dimmi che è giusto, dimmi che è l'ultima stanza e poi c'è il finale. L'ultimissima stanza, va a sapere come ha deciso. Si deve fare tutti gli hopper. Last. Oh signore. Solo un'arena PvP. Solo un'arena PvP. Ah, devo uccidere abbastanza mob, quindi. Po' di cibo avrebbe fatto piacere. Sto facendo abbastanza pena e sono il primo a riconoscerlo. Non capisco cosa vorrebbe da me. Si vede qualcosa, c'è un... Cosa dovrei fare io adesso? Ah, ma non ho neanche l'armatura. Ecco perché facevo così pena. E mo?
Houston, abbiamo un problema. Io cosa cavolo dovrei fare adesso? 4. Io intanto comincio a suicidarmi con la fame. Sperando che non sia veramente quello che devo fare. Ho ucciso 5 mob, c'erano i pigmen, gli scheletri. Qui ho tutte porte di ferro invisibili in modo da tenermi bloccato. Direi che taglio fino a quando o succede qualcosa o muoio. Ok, in qualche modo sono riuscito a riattivarlo con la mia morte. In qualche modo. Non so cosa dovrei fare secondo il gioco. È ucciso 7. È il numero di mob che uccido. Però non mi sono segnato il primo. Mi pare fosse 4, ma non me lo ricordo. Otto, 9. Io me lo segno, ok. Devo uccidere 10 mob, l'unica cosa che... 2. Ok, però mi sono perso i primi due numeri, quindi credo che lo ripeterò. Ok. Ok, 3. Il primo numero è 3. Il secondo numero... il secondo è 5, ora dovrebbero essere 7, 9, 2. Se ho fatto i conti bene. 7. Ancora uno. Ok. 7. Dimmi che non si è scassato di nuovo, ok. Ok, 4, 9. Questo è il round più difficile, diciamo così. Ancora uno. Ok, 9. E l'ultimo round dovrebbero essere due mob, basta. E 2 3 5 7 9 2. E con questo ho finito la 30ª stanza. L'unica cosa che rimane da sapere è: questa è solo la fine o è una 31ª stanza? Come l'inizio in realtà era una stanza in cui ti diceva immediatamente cosa dovevi fare. Ho ancora armatura. Non penso sarà molto utile. Ah, mi ha resettato l'inventario. 3, 5, 7, 9, 2. È l'ultimo codice? Il penultimo? Qualcosa? Dimmi di sì. Qualcosa? Houston? Opening ending. Però la porta mi pare chiusa. Ah, oh, no, è aperta.
Vai, 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 dimmi che è aperta veramente. L'uscita! Sono fuori! Finn. Ho usato un indizio. Ti ringrazio per aver giocato. Ti è piaciuto? Prova il codo 2. Ok. L'intera mappa è basata su quello. Che dire, signori, mi pare che questa sia la fine, non sia un altro livello. Questa mappa è stata veramente stupenda. Decidete voi, in teoria ne ha fatte 3. Questa è The Code, poi c'è The Code 2, che è rimasta alla 1.6.4 anche quella. The Code 3, che è 1.7.4. Ha una fine questo corridoio? È un altro enigma. Se vi è piaciuto, ditemelo e farò questo o comunque altre puzzle map, che devo essere sincero, mi piacciono parecchio. L'ho scoperta da poco, effettivamente. Ero rimasto che le puzzle map in pratica sono parkour map in cui uno ti chiede quanto fa 2 più 2. Ha una fine a questo posto o è una presa per i fondelli? Soprattutto perché non mi carica in avanti, quindi io non so. E alla fine di tutto abbiamo. Ah, l'avevo trovato anche prima una roba del genere. 5 uguale e. Beh, non ho trovato il segreto, non ho la minima idea di dove sia. Che altro dire? Grazie a tutti per avermi seguito. Per favore, andate comunque su Minecraft, sul forum di Minecraft ufficiale a scaricare le mappe di Jasper The Hand, che se lo merita, avete visto anche voi che sono grandiose. Se il video vi è piaciuto, per favore commentate. Se avete voglia, iscrivetevi e mettete mi piace. Detto questo, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima.